Cordiale saluto, un ben trovato in un aggiornamento con la tendenza media a lunga scadenza, prima decade di maggio, attenzione che sarà dai connotati più autunnali che da vera primavera. L'anticiclone difatti dalla Spagna si muoverà maggiormente verso le isole britanniche via in viaggio verso l'Islanda e favorirà la discesa di una massa d'aria fredda nuovamente dalla Scandinavia, dalle latitudini artiche, proprio come una freccia nel cuore del vecchio continente, ma raggiungerà poi anche l'Italia, questa zona di bassa pressione in quota con aria fredda. Insomma, prepariamoci perché sarà una situazione dopo il 3-4 maggio nuovamente scoppiettante, con scrosci di pioggia in particolar modo al centro-nord, focus soprattutto le Alpi, in nord-est e proprio sulle nostre montagne potrebbe fare la sua comparsa nuovamente la neve a quote medio-basse, quindi una situazione che potrebbe risultare ancora invernale per il nostro arco alpino. Ne riparleremo i dettagli sull'app di Trevi Meteo.